ben ritornati sul mio canale. È da un po' che non vedevate la bestiolina. Niente, stamattina mi sono svegliato un po' più presto del solito, solo perché sennò dopo va troppo caldo e io devo registrare questo video. Vabbè, allora, so dei capelli di merda come sempre, mi spiace, ma col casco diventano un cespuglietto incontrollabile. Comunque, siete in questo video perché sicuramente avrete visto dall'immagine della copertina un bel KTM lanciato in aria. Per chi mi segue su Instagram, ma anche nello scorso video, se siete stati più attenti, avrete sicuramente sentito, visto che ho fatto un'altra caduta col K. Quindi andatemi a seguire qua il mio bellissimo profilo, metto un botto di robe, vedete tutte queste cose in esclusiva, pazzesco ragazzi. Mi assumo tutte le responsabilità, non cerco scuse, sono io quello scarso sicuramente. Ah beh, iscrivetevi anche qua sul canale, c'è il tastino iscriviti. Ero un po' indeciso sul fatto di far uscire quel video subito, dato che mi sentivo io un po' in colpa e sapevo di aver sbagliato e mi sembrava stupido da pubblicare. Adesso salgo in sella e vi faccio vedere il video. Dico solo che niente, io sto bene, non mi sono fatto niente. La moto, avete visto i danni nello scorso video, quindi non c'è bisogno di farveli rivedere, nel caso andatevelo a riprendere. E niente, ci becchiamo in sella. Cioè, ma raga, ma guardate dove cazzo viviamo qua in Italia, che figata di posto. Non rende per un cazzo dal video, ma strabello il lago, col castello, gli alberi, le barche, la moto. Comunque, eravamo rimasti al fatto che sono caduto. Adesso tranquilli, vi lascio direttamente i video senza troppe bla bla. Erano quei giorni in cui stavo imparando, cioè provando a grattare, ed ero stra invogato, ero tra preso bene, mancava sempre pochissimo, non so, da quei video spero si veda che comunque veramente c'ero vicinissimo. Adesso spero che continuate a sentirmi, perché con sta moto che fa un bordello assurdo la vedo grigia. Stavo continuando giorni di fila che mi mancava tanto così per grattare. Ho detto, sapete che c'è? Adesso, frega un cazzo, avevo un po' di paura, no? Infatti magari ogni tanto si vedeva che rischiavo abbastanza, perché comunque il feeling col freno ce l'avevo, ma non una volta che tiravo la frizione. Perché tra l'altro lì, secondo me, l'errore che ho fatto è che avevo iniziato a tirare la frizione, quindi entrare in una sorta di manual, e volevo già andare diretto a grattare, cosa secondo me è sbagliatissima. Solo che nel momento dicevo, minchia dai, adesso ce la faccio, spacco tutto. Sì, ma in tutti i sensi. E tra l'altro guarda che bello San Carlone. Dobbiamo inseguire quel live, però. Beh, senza troppe parole, vi lascio direttamente alla clip video, poi ci ribecchiamo che ho da dirvi altre due cose e ci salutiamo. A voi il video, raga. Pam. C'ho paura, figa. Quanto manca rispetto a ieri? La madonna, zio. Ma... tanto no. No, rispetto a ieri. Ah, rispetto a ieri. Ieri avresti già grattato metà targa. La madonna. E sicuro che è molto più lungo questa. Dai, figa. Nulla, ho fatto male? La schiena. Fatto male?
Ah, non ho preso la botta. Che sei caduto proprio sul suo sacco. Però che non sono le grafiche vecchie. Tipo un momento in cui non stavo più riuscendo a respirare, perché vi giuro che ho preso una stecca alla schiena, raga. Ma una stecca. Per fortuna avevo il paraschiena e quindi non mi sono fatto niente, non mi sono sbucciato, non... ma ho preso proprio una botta che vi giuro ancora adesso ogni tanto se faccio dei respiri profondi mi fa un male. Cosa che stai bene? Ma vai così, sediti un secondo. No, no, ho preso solo la botta al respiro. Sicuro? Sì, sì. Guarda, tu mi non ho stati dentro. Scusa. Perché ti mancava un po' là, no? Hai accelerato. Mi sa che mi ci rinuncio. Perché? Hai distrutto il freno. Il freno? In che senso? Porco. Vedi? Ah. No. Il freno. Vabbè. Questo è un problema. Qua era già. Sì, sì. Che parametri di merda. Questo è un bel problema. Devi rifare lo spurgo. Vabbè. Ma lo spurgo è il meno. Dov'è il tappino? Che magari quello non sai. Cioè, devi comprare soltanto il serbatoio nuovo. Vabbè, tanto era già da cambiare. Vai, la pinza è a posto. C'è solo tagliato forse il tubo, no? Cos'è che? Ma no, il tubo è anche intatto. No, no, cosa cazzo? Ah, no, il tubo. Ok, sì, sì. Ma la sera è andata così. Sì. Carbonio. Sul fondello. Ci rinuncio, Bondi, non ce la faccio. Non so, se faccio questo effetto non ci rinuncio. Si è fatto male? No, ho preso una botta alla schiena, ma no. Porco due. Vabbè, ma ma tanto era già da cambiare. Minchia che sbatti. Hai il video? Certo quel video. Hai il video? Vabbè, ma cazzo. Sì, c'ho il video. Ma una mano, bene, cazzo. Se volete. No, non gliela dare. Vai. Oh, cerchiamo il tappino in Ergal, che porco Dio costa 30 euro. No, quello in Ergal del freno. Proprio dopo è, forse hai continuato a accelerare e sei caduto. Però l'ha grattata. Non lo so. Fai il video. Grattata, ma poi non si vede dopo cosa c'è. Grattata e grattata. È più comodo, sì. La gente è nuovo tutto di legale. Oh, Leo, nuovo di pack. Cosa? Oramai. Anche no, ma tanto era messo su apposta per essere distrutto. Una clickbait, ho grattato il codino. Ma hai perso anche la cosa. Sei passato allo step successivo. Ah no, l'ho spaccato. Lo scarico. Spugnata. Che figata. Ma non è una figata. Io tienilo verso l'alto, che magari c'è un goccio d'olio, almeno non fa entrare fin troppo aria. Non ho il cavalletto, quindi te la regalo. Cerchiamo il tappino in Ergal. Bella raga. La mia voglia di continuare finisce qua. Forse no. O forse no. Cioè, a meno che... siamo a tre schienate in tre giorni. Bella. Perché vuol dire che sei... Vuol dire che ero determinato. No, sai, no, sto facendo le cose troppo di fretta. Cioè. Sì, quello sì. Vuoi perdere subito la virginità. Sì, esatto, con l'asfalto. Mi piaceva così tanto che voleva... Un po' più duro del congolese. Vabbè, quindi no, l'unico, no, l'unico danno grave è questo. Però, e vabbè, qua è esploso tutto, ma sti cazzi si compra. E niente. Cosa che devono fare, Giovanni? Oltre a insultarmi nei commenti. Commentate, like, iscrivetevi. E seguitemi su seguitelo su Instagram. Sì, dai. Tutto sommato è andata bene. Ho ritrovato pure il tappino. Cosa volete di più? E tra l'altro, cioè, sono andato proprio giù, avete visto, in un modo disumano, cioè... Ho detto, non so, non mi ricordo neanche che cazzo ho fatto, ma ho proprio detto basta. A un certo punto di inclinazione ho grattato e ho detto boom, basta, non riesco più a tornare su, probabilmente non ho neanche frenato più, non lo so. Il problema, raga, il morale della favola è non pensate di essere i migliori al mondo, fate le cose step by step, con calma, non c'è fretta, nessuno vi giudica, no, purtroppo vi giudicano tutti in questo mondo infame. Ma voi fregatevene e fate le cose con calma, che pian pianino viene tutto fuori. Quindi niente, che vi serve anche a voi un po' da lezione questa mia caduta. Poi vabbè, sicuramente sarete tutti molto più bravi di me, tutti bla bla bla. Io so grattare la mano, io so fare questo, quest'altro. Poi li vedi, hanno la bici o non hanno un cazzo e parlano. Però comunque, se volete insultarmi nei commenti, fatevelo, così questo video magari con più commenti l'algoritmo di YouTube lo porta in alto magari. Niente, no, mi mancava fare un po' video col 450. Tra l'altro tutto bello kittadino. Abbiamo montato
il copripompa dell'olio, che se non vi ricordate c'era una vite spanata, sono riuscito a toglierla e l'ho montato, guardatelo lì che bellino. Forcelle sia di questo che del 125 le ho portate a far revisionare e preparare, quindi adesso sono stradure, proprio belle impostate da moutarde. E niente, il 125 per un po' non lo vedrete perché sto aspettando i cerchi nuovi. Ebbene sì, spoilerino, cerchi nuovi, tra l'altro secondo me chicchetta perché mai visti vi cerchi così. Vabbè, vedrete, tempo al tempo, ci vorranno un po' per arrivare perché devono prepararli, quindi niente, io con sto caldo micidiale, i miei guantini Crenz nuovi, guardate che bellini. È tutto, ci vediamo settimana prossima, se tutto va bene, con un nuovo video. Alla raga.